È appena successa una cosa molto ma molto divertente. Pensavo di aver registrato la puntata, invece non l'avevo fatto. Ho parlato tipo per 40 minuti a tempo perso. Vabbè, puntata di Raw che si apre con il Judgment Day. Damian Priest flexa l'aver difeso la sua cintura, anche se i fan erano tutti con Jey Uso. E poi ringrazia il Judgment Day e si scusa per il suo comportamento, dicendo poi che Balor riuscirà a vincere il torneo King of the Ring. Abbraccione di gruppo con il re dei demoni che pretende di passare automaticamente il turno perché Drew McIntyre è fuori per infortunio, ma ecco Adam Pearce a dirgli che no, non passerà il turno, c'è un sostituto e questo sostituto è Main Event Jey Uso. Ed ecco il primo match di serata, Finn Balor contro Jey Uso, primo round del torneo King of the Ring, vittoria per Jey Uso dopo quasi un quarto d'ora, però mi girano le palle che Balor perde sistematicamente. Spero che ottenga qualcosa di più, magari con lo split dal Judgment Day, se mai dovesse affrontare Damian Priest, magari per il titolo. Comunque sia, match solido, vittoria che ci sta in realtà per Jey Uso, nonostante l'interferenza tra virgolette di Drew McIntyre. Il Samoano ha messo a segno la sua spear ed è riuscito a schienare Balor con McIntyre che lo ha guardato in cagnesco durante i suoi festeggiamenti. E poi nel backstage è andato da Adam Pearce per lamentarsi del fatto che Jey Uso abbia preso il suo posto nel torneo King of the Ring. Pearce gli ha risposto: ma cosa vuoi, che non puoi combattere, sei infortunato, non hai l'ok dei medici. E quindi ha detto vabbè, faccia pairata Adam Pearce, e se n'è andato dall'arena. E proprio mentre se ne stava andando dall'arena, a parte il QR code che è apparso per Uncle Audi, CM Punk è arrivato, ha chiesto a Pearce dove fosse Drew McIntyre e Pearce ha risposto: guarda, ha appena abbandonato lo show. Quindi nel backstage il Best in the World ha detto: ok, fai risuonare la mia musica, devo dire qualcosina. Ha salutato Chad Gable per qualche strano motivo e poi è salito sul quadrato. Punk si è scusato con i fan per essere arrivato in ritardo, ha detto che era rimasto rinchiuso nei quartieri generali della WWE durante Backlash, ha postato delle storie su Instagram, è proprio un idiota nel senso buono del termine, e poi ha detto di essere qui per combattere con McIntyre, che però se n'è andato. Sappiamo benissimo che in questo momento lo scozzese starà controllando Twitter per vedere se qualcuno gli sta chiedendo di tornare, e Punk ha aggiunto che se Drew non è un codardo deve presentarsi su quel ring. Alla Royal Rumble lo ha infortunato e lo scozzese è convinto di aver distrutto i sogni di WrestleMania di CM Punk, ma non li ha distrutti, li ha solo rinviati. E comunque il suo WrestleMania moment lo ha avuto lo stesso, anche se al tavolo di commento, ma questo perché lui può fare tutto nel mondo del wrestling. Mentre Drew cosa può fare? Cercare di imitare CM Punk? Forse lo fa solamente perché Drew odia se stesso. Punk ha rotto un gomito a Drew McIntyre, ma se tornerà e si metterà sul suo cammino, non si limiterà solo al gomito, ma gli romperà anche la faccia ed il cuore. E il fatto che non sia tornato indietro vuol dire solo una cosa: Drew McIntyre ha paura di CM Punk. E poi Best in the World ha detto che sarà a Glasgow per Clash at the Castle. Ricochet nel backstage è pronto a sconfiggere Ilya Dragunov, dicendo che questa è la sua opportunità. Poi è stato raggiunto da Braun Strowman, i due si sono abbracciati perché ex compagni di coppia, dicendosi pronti a battagliare con i bulli tipo il Judgment Day. Primo round del Queen of the Ring Tournament, Natalya contro Io Sky, vittoria per Io Sky dopo una decina di minuti con il suo Over the Moonsault in un gran match. Un match che mi ha stupito perché solitamente Natalya la snob un po' come performer, invece le due si sono date battaglia, è stata una guerra di mosse contro mosse. È bellissima la powerbomb di Natalya verso la fine della contesa, non è bastata però, chapeau a tutte e due. E dopo il match Dakota Kai ha preso parola dicendo che Asuka è infortunata, quindi ci penserà lei a sconfiggere Lyra Valkyria, e poi ha messo in guardia Bianca Belair e Jade Cargill perché si riprenderanno quelle cinture di coppia. Per non farsi mancare niente ha attaccato pure Becky Lynch verbalmente. Ilya Dragunov contro Ricochet, match per il King of the Ring, e mamma mia signori, più di un quarto d'ora questo incontro pazzesco tra due degli atleti più talentuosi dell'intera WWE, con Ilya Dragunov che è riuscito a vincere con la sua bomba H, ma dopo aver provato di tutto per mettere KO Ricochet. L'ex NXT si presenta con uno statement importante nel main roster, bravissimo anche Ricochet, ma devo dire che a parte il main event AJ Styles contro Cody Rhodes, questo incontro è stato migliore di tutti quelli visti a Backlash Friends, che sono stati elevati sì dal pubblico, ma se avessero avuto questa contesa probabilmente l'arena sarebbe detonata. E spoiler, per questo episodio non sarà l'unico match, ce n'è stato uno addirittura migliore. Però davvero, tanta roba. Non c'è stato un vero dominatore della contesa, i due si sono scambiati l'azione in maniera equa, ma da spezzare il fiato, davvero. Tantissima qualità, da guardare e riguardare. E dopo il match, stretta di mano, rispetto tra i due, Ilya Dragunov andrà contro Jey Uso adesso. Sheamus nel backstage dice che Gunther è il wrestler che più lo ha tormentato durante la sua carriera, è in grado di mettere in piedi banger dopo
dopo Wenger, ma stanotte dirà stop, metterà la parola fine sull'austriaco. Match Queen of the Ring, Zoe Stark contro Ivy Nile. Oh, 5 minuti, al pubblico non fregava nulla, vittoria per Zoe Stark, però davvero poco da segnalare, tranquillamente skippabile. Mi dispiace per le due, però. Quando bisogna dirlo, no? R-Truth nel backstage cerca di sfidare in un match di coppia una squadra di basket, o il coach di una squadra di basket, vabbè, lasciamo stare. Demizia ha detto, ma sei rincoglionito? E poi ha chiesto a Pierce dei nuovi sfidanti di coppia. Bron Breakker ha raggiunto il general manager lamentandosi del fatto che non sia nel King of the Ring. E Pierce gli ha detto, ok, parliamone nel mio ufficio. Il Judgment Day, nella loro area privata, ascolta le lamentele di Finn Balor per la sua sconfitta. Pierce dice, ma tranquillo, è solo per su match, non è successo nulla di che. E poi ha detto che JD McDonagh si occuperà di Braun Strowman. Non credo, sinceramente. Dominic li ha raggiunti insieme a Carlito, ma Priest ha cacciato fuori il caraibico perché memore di quanto fece nel match contro Bad Bunny, proprio dell'attuale campione del mondo. Chad Gable contro Bronson Reed, iniziato a bomba, German suplex, tentativo di headbutt, Senton, poi è arrivato Sami Zayn dopo un paio di minuti a picchiare prima Chad Gable e poi Bronson Reed, squalifica, vittoria per Chad Gable, ma questo conta poco. Alla fine l'unico rimasto in piedi da questa rissa è Bronson Reed, che con due uranagi ha steso entrambi gli avversari. Poi è andato nel backstage con Adam Pearce, che gli ha detto che i tre devono calmarsi e Reed vuole una shot titolata al titolo intercontinentale. Gunther risponde a quanto detto da Sheamus dicendo che non sarà un ostacolo per il suo cammino e da generale del ring diventerà il King of the Ring, perché quello che gli importa non è offrire belle contese ma diventare il migliore di sempre. Promo di Becky Lynch che deve cercare una nuova sfidante. C'è tanto talento dopo il draft. Ci sono Alba Fire, Isla Dawn, Kiana James, Lyra Valkyria, addirittura Zelina Vega. Tra l'altro ha detto che Lyra Valkyria è stata la performer più talentuosa con cui si sia mai scontrata. E poi ha fatto riferimento alla sua sconfitta di WrestleMania contro Rhea Ripley, che non l'ha danneggiata, ma bensì l'ha migliorata, permettendole di vincere contro altre 14 donne nella Battle Royale e di diventare nuova campionessa. Liv Morgan si è presentata per reclamare una title shot perché lei merita rispetto. La snobbano tutti, ma è un'ex campionessa sia di coppia che in singolo. Un ex Mr. Money in the... Miss Money in the Bag, scusa Liv. Ha battuto Nia Jax, ha fatto fuori Rhea Ripley. E quindi Lynch le ha detto, va bene, tra 3 settimane a King e Queen of the Ring avrai la tua title shot. Dakota Kai si è incazzata un pochino perché ha detto, ma non se la merita. In realtà ha spiegato perché se la merita. E poi le Damage Control volevano passare all'attacco. Liv Morgan prima sembrava volesse aiutare Becky, ma poi se n'è andata. Ma per fortuna la campionessa è stata aiutata da Lyra Valkyria, che ha messo fuori gioco, insieme a Becky, le Hill. Sami Zayn nel backstage intervistato dice che va bene il triple threat per il titolo intercontinentale. Queen of the Ring, Lyra Valkyria contro Dakota Kai, match durato quasi 10 minuti, anche questo match un po' come quello di Zoe Stark e Ivy Nile, è stato snobbato sostanzialmente dal pubblico, ma perché credo che chi sale da NXT abbia un po' di difficoltà a farsi amare, almeno in prima battuta, dal pubblico che segue solo il main roster. Poi Dakota Kai non è che sia un atleta temibile o comunque con tanto seguito per quanto riguarda il suo status, ovviamente. Vittoria abbastanza agevole, niente di più, niente di meno, comunque stanno spingendo l'ex NXT a atleta davvero importante e pericolosa del main roster. Kofi Kingston dice che Xavier Woods purtroppo è fuori dal torneo e non potrà diventare un due volte King of the Ring, però ci penserà lui. Vuole vendicarlo, vuole distruggere Gunther, ma prima deve sconfiggere uno che rispetta tantissimo, ovvero Rey Mysterio. Main event di serata, Gunther contro Sheamus. Oh mio Dio, sta ancora volando la scrivania, il tavolo che ho sollevato senza mani, perché 20 minuti di orgasmo. Non ai livelli di Clash at the Castle 2022, non ai livelli del Triple Threat di WrestleMania 39, ma assurdo pensare che abbiamo avuto un match del genere in una puntata settimanale. Tranquillamente un match da Premium Live Event, questi due come al solito sono incredibili, sono stati bravissimi a farci credere che Sheamus potesse vincere questa contesa, anzi in realtà secondo me era abbastanza incerta perché Gunther non ha più quel titolo alla vita e effettivamente ora può perdere. Però il generale, anche grazie a Kaiser che ha infierito, anche se poi è stato cacciato da bordo ring, è riuscito a sottomettere Sheamus grazie a una presa sul ginocchio malandato su cui ha lavorato per tutta la contesa, e tanta roba, veramente un classico anche questo, un clinic di pro wrestling molto molto maschio, botte da orbi non deludono mai questi due uno contro l'altro, e Gunther avanza nel torneo. Ora so che Ilya Dragunov sarà contro Jey Uso, ma io sogno un Gunther contro Ilya Dragunov ad un certo punto del King of the Ring, perché sarebbe veramente boh, l'apoteosi, afrodisiaco. Dunque un'ottima puntata di Raw con dei match incredibili, tranquillamente a livello di Premium Live Event, e intendo Gunther, Sheamus, Ilya Dragunov, Ricochet, ma anche Natalya contro Io Sky mi ha stupito positivamente. Altra roba un po' riempitivo purtroppo anche per lo scarso coinvolgimento del pubblico, l'Europa ci ha
abituati un po' troppo bene tra Bologna e la Francia. Però davvero, show rosso promosso con lode, perché tanto bel wrestling, bello il promo di CM Punk anche, o quello di Becky Lynch, non posso assolutamente lamentarvi. Ma tranquillamente è una puntata da livelli post WrestleMania, eh? Mancavano solo i ritorni. Dal vostro Certified Way è tutto anche per oggi, grazie mille per essere passati, ci sentiamo al prossimo video, non posso far altro che augurarvi una buona giornata, invitarvi a scrivere le vostre impressioni qui sotto e salutarvi con il solito e calorosissimo ciao!